Allora qui siamo in mezzo ai genitori, mamma di? Michele. Che classe fa? Sì. Allora, questo sport del basket, secondo lei va bene per la scuola? Per lo sport tutti fanno bene, gli sport fanno tutti bene. Quindi lei è favorevole che si sia un'ora in più per la scuola? Sì. Ok, la ringrazio. Grazie. Un bocca al lupo per... Qui siamo con un altro genitore che si chiama, buongiorno. Stanzi Mario. Romina Mancini. Romina, allora, qual è suo figlio qua? Ah, noi ce ne abbiamo due che partecipano, sì, uno alla seconda elementare e uno alla quarta elementare. Allora, lei è favorevole che lo sport entri nella scuola? Sì, sicuramente sì, proprio quindi... ci tengo in particolare, perché i bambini si devono muovere non solo a casa, ma anche a scuola. Quindi. Il gioco del basket, gli piace? Sì, ovviamente sì. Anche i nostri bambini pure l'apprezzano tanto. Meglio così. Sì, sì. Sentiamo il papà se è giusto che ama più il calcio o più il basket. No, anche il basket va benissimo. L'importante è fare uno sport, penso. Il bambino è impegnato e è soddisfatto, penso. Ok, allora ci segua sul nostro sito, almeno così vedrà questo evento fra qualche giorno. Con il cellulare, chissà, quanti bi... Ah, è qua, allora passo di qua, uguale. Qui abbiamo la compagna della mamma, alla zia. Allora, suo figlio quanti anni ha? Una bambina. 7 anni. Quindi fa la seconda. No. Allora, lei è favorevole che lo sport entri nelle scuole? Sì, 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 per me è importantissimo. Anch'io ho fatto sport una vita, quindi pallavolo. Pallavolo. Però per me è molto importante, li forma proprio sia fisicamente ma anche con i rapporti con gli altri, quindi soprattutto quelli di allora, squadra per me sono importantissimi. Di Leonardo Ferragutti. Allora, che classe fa Leonardo? È quarta, elementare. Ah, quindi uno dei più grandini quasi. Allora, pratica qualche sport oppure sta alle prime armi? Alle prime armi, fa basket qui con Simone. Col del prete Simone. Come ci si trova? Benissimo, molto bene. Molto bene.